Benvenuti al punto, la trasmissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, dove cerchiamo di approfondire temi politici, soprattutto amministrativi. Siamo alla conclusione della nostra serie di trasmissioni, questa è la penultima, eh, poi si entrerà in par condicio e ci si preparerà per le prossime elezioni regionali di maggio. Salutiamo comunque i nostri due ospiti di oggi, Rocco Valentino di Forza Italia, vicepresidente della Terza Commissione, abbiamo poi il presidente della Terza Commissione Consigliare che è Massimo Buconi eh, del Partito Socialista. Eh, benvenuti innanzitutto e eh, partiamo con il tema della sicurezza, stiamo registrando questa trasmissione, oggi è, è il, mh, giovedì eh, il 19 di marzo notizie di cronaca che arrivano dalla Tunisia con eh, un attentato che, che ha visto eh, coinvolti anche alcuni italiani in crociera in eh, quel territorio, eh, diciamo che qualche italiano ci ha lasciato anche la vita in questo attentato riconducibile sembra all'ISIS. Quindi quando parliamo di sicurezza a Buconi eh, non ci riferiamo più ormai soltanto a quello che può accadere nel, nell'Umbria, all'interno dell'Umbria, a Perugia, via dicendo oggi bisogna guardare un po' dire, a distanze chilometriche ben maggiori perché poi il rischio, è, come si dice, è fuori dalla porta. Sì, grazie, buongiorno. Ovviamente vicinanza, solidarietà alle famiglie, insomma alle vittime italiane o non italiane, insomma non c'è nessunissima differenza e ferma condanna ovviamente insomma, di qualunque atto di violenza, di terrorismo internazionale o locale rispetto a questo. Ma guardi io sono di questo avviso, so bene che parlare di queste cose ed essere concreti risulta qualche volta un po' difficile. Eh, la sicurezza, e quindi i problemi di sicurezza, eh, chiaramente non, eh, sono gli effetti eh, di, di un male diverso. Io sono tra coloro che ho sempre pensato insomma, che cioè, la, la sicurezza non si può garantire eh, con i militari o con la polizia. Eh, certo che servono, certo che servono. Il, il problema è che bisognerebbe fare in modo che non ci sia terreno favorevole. Affinché vengano portati attentati alla sicurezza. Un piccolo inciso, un piccolo slogan, e anche un po' di autocritica, tanto voglio dire, no, tanto è opportuno farla. Io penso che il tema della sicurezza non ha colore. Noi per troppi anni ci siamo attardati a pensare se la sicurezza fosse un fatto di destra o di sinistra, questo è un errore, è un ritardo che è stato compiuto. Cioè, oggigiorno, più che mai, la sicurezza viene percepita come un bisogno dai più deboli assolutamente, non è un tema insomma, di parte quindi ne chiesti una risposta che cosa chiama in causa? la crisi chiama in causa un governo europeo dell'economia e, e non basta la sicurezza chiama in causa un governo globale eh, delle questioni, delle relazioni tra nazioni, non soltanto voglio dire eh, economiche io non credo che possa esistere una soluzione ai problemi di sicurezza generati dai conflitti che esistono in giro per il mondo, siano essi di natura petrolifera, siano essi di natura eh, religiosa o mascherati tali, siano essi spontanei o non spontanei. Eh, pensate a questo paradosso eh, e concludo. Nel momento in cui sono entrati in discussione i regimi, tra virgolette, eh, non tanto, dittatoriali, in giro in parecchie aree del mondo, Beh, sicuramente vanno salutati positivamente, ci mancherebbe, però dall'altra parte è venuto meno una forma di governo efficace di quelle aree di quei territori. Questo è un problema del mondo, non lo può risolvere l'Italia, non lo può risolvere l'America da sola, non lo può risolvere la Russia o la Cina da sola. Chiama in causa un nuovo governo globale della convivenza su questo pianeta. Allora, ha fatto due ragionamenti in sintesi estrema, Valentino Bucconi, il primo la sicurezza è una colore, bisogna intendere la sicurezza nello stesso modo, insomma il secondo dice ci sono degli stati dove si è intervenuti per togliere il regime dittatoriale, si riferiva in particolar modo, immagino, Gheddafi, a Saddam eh. Hussein e a Gheddafi, quindi Iraq e Libia, ma poi non, non, questa democrazia non riesce a tenere diciamo, in pace un territorio. Eh, costituito da più etnie insomma quindi difficilmente gestibile questo era il ragionamento di Buconi, lei che dice? Ah, io sinceramente non ho mai pensato che la sicurezza possa essere di destra e di sinistra non ho mai pensato e non l'ho mai detto però penso che il problema sicurezza bisogna distinguere il problema sicurezza il problema di sicurezza interno all'Italia di quello che sta succedendo in questo periodo in Italia e il problema di sicurezza esterno con gli estremismi dell'Islam io distingo molto L'Islam ma dall'estremismo dell'Isis perché bisogna distinguere quello che sta succedendo nel mondo oggi eh, succede perché eh, ci sono dei problemi, non soltanto problemi come diceva il collega Bucconi che è caduto Gheddafi in Libia, innanzitutto ricordo benissimo quando Gheddafi salì al potere come era stato sannato da una parte politica dell'Europa, quindi non ci sono problemi perché allora c'erano i colonnelli greci in Grecia, quindi Gheddafi era... L'avversario dei colonnelli greci nella, nel, nel, nostro, nel nostro mare. a di questo, facendo le distinzioni, oggi, se dobbiamo parlare di sicurezza esterna, bisogna chiarire certe cose. Non soltanto in bisogna vedere come questi terroristi dell'Islam, chiamati Isis o chiamati in un altro modo, chiamati che hanno tantissimi nomi. E non ci hanno rispetto neanche per i cristiani quello che sta succedendo nelle parti del mondo, in particolar modo nel Medio Oriente oppure nel Paese Afghanistan, Pakistan si nota con cosa? Bruciano le chiese, ammazzano i cristiani, fanno questo, ci abbiamo diverse mentalità. Quando si parla di sicurezza interna all'Italia, il cittadino come percepisce la sicurezza in Italia. Mi fanno morire parecchi rappresentanti dell'istituzione quando parlano di sicurezza percepita dal cittadino e sicurezza eh, reale. Per me la sicurezza reale è la sicurezza percepita dal cittadino, il cittadino si sente sicuro nelle proprie città quando oh, le città possono essere eh, vissute dai cittadini. Oggi in Italia sta succedendo di più e di tutto. Non parlo soltanto degli ultimi casi che sono successi nella nostra regione, una regione che una volta si poteva definire l'isola felice della della nostra Italia, oggi non è più l'isola felice quello che è successo a Terni una settimana fa e quello che è successo a Terni ieri ma non, è, non succede soltanto a Terni succede in tutte le città dell'Umbria la sicurezza ormai al cittadino non la viene sentita, ci sono aumenti di furti al di là di quello che si dice ci sono aumenti di, eh, che i nostri concittadini non percepiscono la sicurezza, quindi ci sono dei problemi non vorrei eh, io non sono uno dei politici che dico mettiamo l'esercito a fare la sicurezza però oh, ci vuole eh, bisogna trovare il modo per garantire la sicurezza ai nostri cittadini, e non soltanto con le telecamere e con tante altre cose. Bisogna cercare la soluzione affinché i nostri cittadini si sentano sicuri. Allora, adesso oh, chiaramente in maniera contrapposta, su linee contrapposte, inizierete la campagna elettorale. Immagino. Per le prossime elezioni regionali e il tema di sicurezza tra un po' entreremo in altri temi, eh. lo chiudiamo in un minuto questo tema che meriterebbe sicuramente ampio spazio, molto di più di quello che gli dedichiamo noi, perché abbiamo poco tempo. Però sicuramente i cittadini nei, nei vostri... Eh, giri per, per l'Umbria, essendo il collegio unico, girerete anche eh, nella, nella provincia di Terni per quello che vi riguarda, oltre a quella di Perugia, sarà un tema sul quale vi chiederanno eh, notizie, programmi, eccetera. Allora, eh, con la massima sintesi di un minuto cosa, cosa risponderà Valentino quando gli Umbri le chiederanno: Sì, ma lei per la sicurezza che ci garantisce? Guardi, io innanzitutto parto da un presupposto, specialmente nella, nelle città che hanno un certo numero di abitanti, non parlo di piccoli paesi che hanno mille o duemila abitanti, parlo delle città come Perugia e Terni. Noi abbiamo sempre proposto alle giunte di sinistra i vigili di quartiere, vigili di quartiere che dovrebbero avere una funzione verso i cittadini, a raccogliere informazioni verso le persone che abitano nel quartiere, stare vicino ai commercianti per vedere se c'è qualche problema, stare vicino alla gente del quartiere. Ma non è l'unico punto. Eh, garantire la sicurezza ai cittadini nella città si garantisce mettendo oh, a disposizione de dei cittadini anche delle risorse. Noi abbiamo insistito sempre per un assessorato alla sicurezza nelle città perché è giusto e sacrosanto che ci siano... C'è un assessore che garantisce, che non penso che possa garantire la sicurezza al 100%, ma con l'assessorato, con quei mezzi a disposizione che può avere questo assessorato, può garantire un po' di sicurezza ai nostri concittadini. Lei dice assessorato alla sicurezza. Sì, chiesto, a livello, no, a livello comunale. A livello comunale, certo, livello. nelle grandi città e nei, okay, nei right, comuni superiori a 40.000 abitanti o 20.000 abitanti, dove può essere a disposizione un assessorato alla sicurezza. Bugoni, lei che risponde? azioni corali di tutte le pubbliche amministrazioni a partire dalla regione giù giù insistenti, periodiche eh, per ragionare, far riflettere innalzare l'attenzione sulle questioni appunto, delle tematiche che generano insicurezza, quindi sulle cause della sicurezza, primo aspetto secondo aspetto, la sicurezza si percepisce se si aumenta il controllo del territorio questo il cosiddetto aspetto preventivo passa per il controllo del territorio, quindi azioni in quartiere anche voi? anche ma non soltanto c'è cioè occorre il solito problema, insomma, si parla tanto delle riforme dei corpi di polizia, voglio dire in Italia e qui noi dobbiamo organizzarli un pochino anche diversamente, mettere a disposizione dei nostri agenti delle forze dell'ordine a vario titolo che già fanno se non facessero oltre i contratti, oltre gli orari e oltre i pochissimi soldi che percepiscono, saremmo a zero. Ora non può essere lasciata la buona volontà e la disponibilità del, sindaco, del singolo. Li dobbiamo tutti organizzare, ognuno per il nostro pezzo, meglio affinché ci sia più controllo del territorio. Allora, parliamo di temi di estrema attualità politica e amministrativa. Questa è la settimana in cui verrà approvato il bilancio. O è stato predisposto il documento annuale di programmazione. Allora, eh, cosa devono aspettarsi gli umbri per questo 2015 a livello diciamo, di interventi regionali, Buconi? Starei tentato se condividessi <coughs> in tutto di parafrasare quanto detto dal nostro Presidente del Consiglio: un anno felice. Quindi mi auguro che si aspettino un anno felice, ovviamente non si può soltanto liquidare la partita con una battuta sulla felicità. Io penso che se a vedere dai primi segni, insomma anche in Umbria, perlomeno anche dalle previsioni di bilancio, un anno di, di ripresa, cioè decisamente. Non si imboccherà la strada della ripresa. Continua la scelta anche su questo bilancio di non agire sulla leva fiscale, l'UNDI ha lasciato praticamente per le parti di propria competenza come Regione una sostanziale, non una sostanziale, una reale invarianza, voglio dire, fiscale, non ha aumentato la pressione fiscale, ha razionalizzato dove poteva razionalizzare, non abbiamo fatto tagli di servizi tali da ridurre servizi al cittadino, ma una forte riorganizzazione sì, che deve finire, continuano il sostegno che c'è sempre stato alle politiche sociali, al welfare, alla coesione sociale, la crisi ha messo a nudo i bisogni dell'agenda ancora più bisognosa. Tanto più c'è crisi, tanto più uno meno può, tanto più ha bisogno di servizi che funzionano, specie appunto quelli dei servizi alla persona rispetto a questo. Quindi nel bilancio vengono sostanzialmente delineate queste questioni. Misure concrete a sostegno dell'impresa, dell'occupazione eh, giovanile e femminile insieme alle politiche nazionali, ai fondi comunitari, eh, agricoltura, insomma PSR. Oggi i, le risorse, quelle vere, vengono dalla programmazione comunitaria, come abbiamo visto in questi giorni, come abbiamo abbondantemente letto sia sul settore industriale che sul settore eh, diciamo, agricolo. Io vedo un, un bilancio positivo, certo, dice un bilancio sufficiente, no, anche quest'anno c'è una riduzione complessiva di circa 130-140 milioni di euro, se non vado errato, rispetto agli anni precedenti. Questi sono i tagli che eh, sopporta, voglio dire, anche l'Umbria, far girare la macchina, con questi tipi di riduzioni, perché 130 sembra piccolo, ma fa 260 miliardi, insomma, cioè, rispetto a questo, è sempre una grande, conia, una grande impresa. Cioè, a noi per l'Umbria, per il bilancio dell'Umbria, per la regione dell'Umbria, anche per il bilancio di fine mandato, usiamo questa terminologia: non cambiano i valori, non cambiano le priorità. Con i soldi che abbiamo si cerca di fare quello che vogliamo fare. Valentino Bucconi vede il bicchiere mezzo pieno dal punto di vista della maggioranza. Chiaramente Bucconi... ha delineato no, comunque una ripresa prevedibile per questo anno. Lei dall'altra parte. No, Buconi fa il suo mestiere, da consigliere di maggioranza deve dire queste cose, ci mancherebbe altro. Si possono condividere o non si possono condividere? Io non, non condivido minimamente quello che dice il consigliere Buconi per un semplice motivo. Io penso che al di là dell'invarianza fiscale che parlava il consigliere Bucconi che la Regione non aumenta le tasse, e il problema non è se la Regione aumenta le tasse, se dopo i comuni si vedono costretti ad aumentare le loro tasse, e il cittadino paga lo stesso le tasse, non ci sarà l'invarianza fiscale, e in particolar modo sui suoi servizi. E sono un... la bellezza di 15 anni che in questa... Nostra regione, mi ricordo quando la Presidente era la Presidente Rita Lorenzetti che aveva fatto tanti patti, patto per lo sviluppo, patto di qua patto di là per il rilancio dell'economia Umbria, ha cercato pure l'attuale Presidente di fare qualche patto per il rilancio dell'economia Umbria, io mi auguro che gli Umbri in quest'anno e il prossimo anno non avranno problemi. Ma bisogna incominciare a ragionare sul rilancio della nostra economia umbra. E come si fa a ragionare sul bilancio dell'economia umbra? Non è che a mettere a disposizione delle aziende delle piccole risorse come ultimamente ha fatto la Regione dell'Umbria facendo assumere delle aziende per sei mesi delle persone che il contratto di lavoro dura sei mesi con i soldi della comunità europea si possa risolvere il problema. Io parto da un presupposto che la regione dell'Umbria, e secondo me quasi tutte le regioni il governo italiano, deve puntare in Italia sulle piccole e medie imprese, che sono le risorse, sono le risorse per l'economia italiana. Le piccole e medie imprese, e in Umbria ce ne stanno tantissime piccole e medie imprese, mi risulta che ce ne saranno quasi 90.000 in Umbria, se non 95.000 piccole e medie imprese, sono quelli il rilancio dell'economia. Il cittadino può stare bene quando ci sarà il rilancio dell'economia. Oggi come oggi l'Umbria, secondo me, non sta avendo questa ripresa in questi anni. Questi anni l'economia umbria è stagnante, non si muove niente. La responsabilità piccole... di chi Valentino? È responsabilità pure della, banche, politica. della politica. Ma al di là delle tasse, è responsabile no, delle pure la politica. del perché... perché... sistema bancario, sistema creditizio. Guardi, non parliamo del sistema bancario, perché il sistema bancario è un problema che abbiamo affrontato anche in qualche trasmissione. Eh, in, in questa sede ci sono molte banche che non fanno i prestiti ai cittadini, in particolar modo per comprare l'appartamento se, se, se non sono più che protette. Le banche se ne guardano e bene. Il far... blocca, blocca Quindi utero, allora, so. il problema del rilancio dell'economia parte non soltanto dalle piccole e medie imprese, imprese ma parte anche dalle banche. Le banche dovrebbero pensare a elargire più prestiti ai nostri concittadini. Allora, Buconi, in 40 secondi, così bilanciamo anche i tempi. Sistema creditizio l'ha accennato Valentino, mi sembra chiarissima la sua riflessione su questo. Lei che dice? Credo che sia la mamma dei problemi. Io, io, ognuno di noi ha conoscenza di molteplici imprenditori che hanno portafogli ordini, che hanno aziende sane, che non riescono ad accedere al credito, in qualche caso nemmeno con la garanzia delle finanziarie regionali. Questo è, dire, è come dice correre con il freno tirato, non è possibile. Eh, io materialmente non sono un tecnico della materia, non so quale tipo di azione andrebbe fatta, ma oggi il bisogno sicuramente è percepito e di avere credito per fare sviluppo senza non si riparte. Allora diceva Valentino prima Buconi parlando del, della tassazione sui cittadini, no? di, di, di quello che i cittadini alla fine del mese o a metà mese devono pagare. Eh, invarianza fiscale a livello di eh, gestione regionale, a volte anche lo Stato, poi il Cerino, eh, così dice, rimane in mano ai sindaci, ai comuni che sono costretti visti i tagli. Delle de, 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 de risorse a tagliare servizi e, e quant'altro, e quindi sono diciamo, l'ultimo anello della catena e probabilmente anche quello più debole. La pensa così anche lei? Beh, in un certo lei ha fatto senso, il sindaco, mi pare. No? Certo, quindi, eh. In un certo qual senso, assolutamente sì, cioè l'anello debole è quello che paga di più. Ora, l'invarianza fiscale delle tasse regionali non gravano sui comuni perché non, non è questo il meccanismo. Ma quando si fanno riduzioni, o si sono fatte perlomeno finora, riduzioni, quelle pochissime, della, pochissime ma importantissime, della tassazione nazionale, ah, certo, i, i primi a risentirne, a risentirne sono stati assolutamente voglio i bilanci dei comuni, i quali è facile dire eh, il comune io tolgo i soldi. Eh, poi fa con i soldi che ha, ma il comune è il primo erogatore di servizi, deve scegliere non quali sprechi, io ormai non so se ci sono comuni, ci saranno qualche comune che ha forse da qualche parte nel cassetto la voce spreco qualche centesimo da qualche parte cioè ma ormai dico anche chi non voleva o chi non avesse voluto ridurre gli sprechi non ha di che sprecare insomma, usiamo questa terminologia cioè ormai siamo all'osso quindi questa è una politica certo che non va che non funziona, cioè quella del Cerino io faccio l'annuncio, ho ridotto e eh, poi tassa la mettono a livello locale questo chiama in causa una nuova governance dell'Italia certo un sistema diverso Chiama in causa anche una responsabilizzazione diversa dei cittadini. La questione dove sta? Se si, partesse, se si partisse dall'anno zero, diceva partiamo puliti, eh, stiamo tutti quanti pari, sarebbe interessantissimo ragionare di tassa di scopo: che ogni comunità potesse decidere, voglio, mi serve un campo sportivo in più e allora eh, faccio una tassazione finalizzata, eccetera. Oggi non siamo a, alla questione dello scopo. Il vero problema, eh, cerco di essere chiarissimo in mezzo secondo su questo, qual è? Negli anni, se guardiamo rispetto alle possibilità del PIL italiano, noi abbiamo avuto un fortissimo sviluppo e spinto molto. Oggi ci viene richiesto di fare il passo più corto, quindi fare il passo più corto significa abbassare la qualità della vita, ridurre l'erogazione dei servizi, ridurre i punti, i luoghi di erogazione dei servizi mantenendo la qualità dei servizi. Ecco, questa è la grande, è la la grande, grande sfida. sfida. Andare sì. avanti è semplice, tornare indietro è complicato. Valentino, oh, ecco, approfondiamo questo tema, no? la difficoltà del, degli enti locali di amministrare insomma, le poche risorse che hanno, il cittadino che è costretto comunque, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, no? per cui alla fine bisogna capire quello che, che dal cittadino esce. Eh, al di là insomma, di chi gli ha messo la tassa. Ecco questo è un tema sul quale insomma, ma, si sta dibattendo molto anche a livello nazionale. Ma guarda, sinceramente penso che il tempo delle vacche a grasse sia finito da un pezzo, in particolar modo per gli enti locali. Allora ci sono dei comuni, dove eh, con molta precauzione e con molto tatto si potrebbero mantenere dei servizi. Eh, usando uno slogan che è tanto caro alla sinistra italiana pagare meno e pagare tutti allora bisogna vedere se pagano tutti o meno perché se pagano soltanto una determinata categoria di cittadini oppure eh, tutti i cittadini se pagano tutti l'IMU, se pagano tutti l'ICI, se pagano tutte le tasse dell'asilo, se pagano tutte le tasse che, dei servizi che i cittadini offre. Potrei fare un esempio, per esempio, su molti servizi che c'è al Comune di Perugia, iniziando dalle scale mobili e finendo da altre cose. Le scale mobili di Perugia non è che sono usate soltanto dai perugini, sono usate da tutti gli Umbri, da quelli che provengono, però pagano soltanto i perugini. Potrei fare l'esempio degli asili nido, per vedere se pagano tutti o, eh, per, per poter pagare meno, si potrebbero fare tanti esempi. E si potrebbe incominciare a pensare anche a una situazione delle tasse. Io ricordo benissimo, come mh, sapete tutti quanti, Bucone ha fatto il sindaco, nessuno mette in discussione. No, lei fatto il consigliere comunale, Io ho fatto il consigliere comunale per vent'anni al Comune di sì. Perugia, il capogruppo a Perugia, quindi so benissimo certe cose come funzionano in linea di massima. Faccio un esempio, cioè, dovremmo incominciare come società ad attuare eh, determinate eh, e sfruttare determinate vicende. Faccio un esempio. Oggi con la crisi che viviamo ci sono molti piccoli imprenditori che hanno chiuso l'azienda. Si trovano il capannone chiuso, però questi, eh, questi imprenditori pagano lo stesso limbo del capannone e bisogna valutare attentamente anche i cittadini e questi piccoli imprenditori Perfetto. che hanno chiuso dove prendono le tasse. E Ci sono molti servizi, mi veniva da ridere quando facevo il consigliere comunale perché sentivo un assessore che diceva sempre che il Comune di Perugia ha l'invarianza fiscale, ma l'invarianza fiscale significa dal mio punto di vista tenere gli stessi servizi. Alle, stesse, alle tasse, non l'aumento delle tasse, se io aumento sempre le tasse tengo certamente eh, eh, l'invarianza fiscale per i servizi. Le lampade votive a Perugia, da quando c'era Maduro mm. adesso, le lampade votive, sono aumentate del 2000% in 20 anni, del 2000%. Vi faccio un esempio, quindi il cittadino paga sempre le tasse agli enti locali e paga sempre di più. Allora, abbiamo come vedete meno di 5 minuti. Siete presidente Buconi, vicepresidente Valentino della terza commissione. Voi avete trattato particolarmente i temi sociali e sanitari. Allora, in che stato di salute è l'Umbria da questo punto di vista, Buconi, sanità e sociale? Beh, decisamente buono, insomma. Credo che anche la percezione sia decisamente buona. Proprio ieri sera stavo con alcune persone, con alcuni amici, eh, rappresentavano una, una criticità, un problema. Eh, ho avuto modo di riflettere su questa questione ho avuto modo, in altre occasioni. Quando un cittadino, noi stesso, io, insomma, uno si approccia per un problema sanitario, servizi sanitari più o meno importanti, in quel momento psicologicamente è umano, uno e anche i familiari si aspettano che. Un, che il malato diventi quel malato, diventi quel paziente, il centro dell'universo sanitario. E quindi che tutto il resto eh, funzioni e ruoti l'intorno. Questo non è che è sbagliato perché eh, sbaglia il cittadino, è corretta la percezione. Poi, preso questo, e uno si prende i numeri, guarda il Silvestrini, insomma, i 13 milioni di prestazioni, o i 18 milioni di prestazioni anno che fa il Silvestrini, dice. Eh, 18 milioni di centri dell'universo è un po' complicato. Il legislatore della regione insomma, ha la responsabilità di far funzionare nel suo complesso il sistema sanitario. Il sistema sanitario nel suo complesso mi pare funziona, in Umbria le risposte eh, sono buone, eh, sono adeguate, non significa che funziona tutto, che non c'è la coda, che non c'è l'appuntamento che salta o qualche problema insorto. Però, ci sono eh, però voglio direttive, dire, ci cioè del sistema sanitario in Umbria ci si può fidare, allora. è, è universale, eroga servizi reali. Buona qualità potrebbe esserci ancora più qualità, insomma gli Umbri hanno vissuto anche anni anche, anche di maggior qualità a, rispetto a questo. E questa è stata la sfida più grande. Il bilancio della regione, voglio dire, due terzi è sanità. Però ecco, mi sembra la sanità umbra è una delle sanità di riferimento nazionale, eh, ha, ha ragione. Si sono affrontati anche con azioni straordinarie il sistema eh, de, delle code insomma, delle liste d'attesa. E adesso non abbiamo lasciato nessun territorio senza servizio, come ha dovuto fare qualche regione nel correre a chiudere a mano bassa a miriade di ospedali. Mi pare che sia stato fatto negli anni un buon lavoro. Ma capito, Valentino, lei che pensa? Io, se Boccone ha detto una cosa giusta, io non paragono la sanità umbra a sanità di molte regioni dove la sanità va malissimo. Però ha detto, si potrebbe migliorare la sanità umbra, ha detto Bocconi, quindi io penso che si potrebbe anche migliorare la sanità umbra oggi. Però nel complesso mi pare, no? Sì, ma, ma bisogna partire anche da un presupposto: che eh, l'Umbria ha 860.000 abitanti, 900.000 abitanti, è un quartiere di Roma, non è che le aziende ospedaliere dell'Umbria hanno un numero di abitanti di milioni di utenti, di pazienti oppure di gente che va all'ospedale al pronto soccorso, quindi bisogna partire da, da questo presupposto prima, il numero di abitanti, gli ospedali che abbiamo in Umbria, il funzionamento degli ospedali e la sanità Umbria cosa dà? Innanzitutto c'è dalle PEC, l'ha detto anche lui, le liste d'attesa, è inconcepibile pensare che uno per fare una vista nella sanità pubblica deve impiegare 7-8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, un anno, bisogna vedere quante liste d'attesa. E parto anche da un altro presupposto, in Umbria non si è mai pensato di integrare la sanità pubblica con la sanità privata, dove molte regioni del nord l'hanno fatto. Integrazione non significa, io sono contro, non sono per cedere la sanità pubblica completamente ai privati, privati però perché la sanità è una cosa, la salute del cittadino è essenziale, quindi... Non, non potrò mai pensare da, da estrazione politica Io vengo che vorrei una sanità che tipo gli Stati Uniti tanto per intenderci, la sanità deve restare pubblica però l'integrazione con la sanità privata è sacrosanta con la sanità privata si aboliscono pure le liste d'attesa l'integrazione con la sanità privata cioè. cosa che la sinistra ad oggi non ci ha mai pensato oh, in oh, Umbria forse perché la sanità pubblica è un centro di potere elettorale è un centro di voti, è un centro di questo, è un centro di quello diciamocelo chiaramente è così, perché se no non si spiega come mai in un bilancio che consiste in due terzi del bilancio regionale c'è una goccia d'acqua per la sanità privata. Punto e Valentino, siamo in conclusione, velocissimamente a lei poi a Buconi, che Umbria lasciate dopo questa legislatura? Ma io mi auguro che questa legislatura abbia lavorato bene per gli Umbri, io, penso, io rispondo di me stesso, penso di aver fatto un buon lavoro, ho fatto delle proposte incominciando dagli alloggi delle casse popolari ho fatto delle proposte di legge anche sulla sanità Massimo sa bene, ho fatto diverse proposte quindi mi auguro personalmente Lei è soddisfatto aver del suo lavoro insomma Io sì, sono soddisfattissimo del mio lavoro non anche quello della commissione di cui anche è parlato anche quello della commissione, anche se considero non perché, perché penso che anche la regione deve rivedere le sue commissioni perché ci sono delle commissioni che hanno più potere di altre commissioni a chi si riferisce? Mi riferisco alla prima commissione e alle altre commissioni sono argomenti diversi sono argomenti diversi ma quando parliamo della, di dell bilancio della sanità per esempio la terza commissione che è la commissione sanità parliamo, non è che parliamo di bilancio della sanità è la prima commissione che parla di bilancio della sanità Buconi. che Umbria lascia? Ma da un punto di vista istituzionale, qualità legislativa, tutte le merite di testi unici, le semplificazioni fatte, le riforme, le riorganizzazioni, che ci vogliono anni per vedere i frutti, ma sono state tutte quante approvate, un'Umbria un decisamente eh, migliore, diciamo così, eh, più semplice, diciamo più chiara. Certo, la crisi economica che è piombata tra capo e collo, credo non per colpa della regione dell'Umbria, fa passare noi in secondo, in terzo, quarto, quinto, sesto piano insomma, la riflessione o la, ri o la percezione eh, diciamo così, eh, su questo su quest aspetto. Però è stata una legislatura sicuramente marcata insomma, da un forte impatto eh, di riforme, riformatore: non le riforme di cui i cittadini hanno paura quando ne sentono parlare in televisione, oddio che succede. Insomma, riforme diciamo così, per far funzionare meglio, meglio il sistema, per semplificare il, il sistema. Ci saranno risultati, anch'io. Una bella esperienza, una buona soddisfazione e anche un po' d'autocritica per le cose che non si sono presenti. che, che a voto fare. dà la maggioranza? Un voto da 1 a 10. 7? Alla opposizione che voto dà? L'intera opposizione 10. Quindi ha lavorato bene l'opposizione, ha lavorato discretamente <ride> da, 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 dai voti la maggioranza. Grazie per essere stati con noi. Grazie, Grazie a, a Rocco dieci, Valentino. 10, ovviamente non c'è nude da nessuno. Eh. <ride> eh, <bravo. ride> Rocco Valentino di Forza Italia, vicepresidente della terza commissione. Il presidente della terza commissione Massimo Buconi del Partito Socialista. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana.